andiamo immediatamente con Domenica Mini Sport. Esatto, e adesso tu non hai mai visto, dopo l'hockey di Gorizia, trovare tutta questa gente per questa grande manifestazione? Era da quel tempo che non si vedeva tutta questa gente, eh? Eccolo qua, Sergio Cosma! All'azione! All'azione, lui fa l'assessore, il presidente, l'allenatore. Guarda come che incita i suoi giovani a vincere. Mamma comunque mia. Roby, diciamo anche una cosa, in queste gare di mini sport oltre le frontiere noi non abbiamo fatto il servizio sul nuoto, ma cogliamo l'occasione. È andato l'altra settimana, ecco, brava Silvia, tu non hai guardato il programma, questo è già un sbaglio. Purtroppo, va bene, comunque allora andiamo. Comunque volevo dire una cosa, ricordiamo l'occasione, cogliamo l'occasione per appunto salutare, diciamo, l'allenatore della nazionale italiana di nuoto che è scomparso questa notte. Va benissimo, lo salutiamo perché era un grande campione. E salutiamo ecco Sergio Colma, guarda qua. Dopo vengo con il microfono, ma così a caldo, ha vinto Perova, ritorna di nuovo. Vedi, si ritorna di nuovo a quell'epoca, a quella volta, come che era questa grande... Alla gloria dell'hockey. Caraciglia. Bene, allora intanto salutiamo tutti questi campioncini della fiamma, eccoli qua. Salutiamoli, veramente in gamba, hanno fatto veramente una grandissima partita. L'hockey ritorna in auge, eccolo, grazie a questa qua manifestazione. Allora diciamo sempre, mini sport oltre le frontiere, Gorizia TV ha voluto dedicare ai giovani questa settimana questa bella puntata. Mi dispiace che non c'è Cesare, che poteva commentarlo un po' meglio di noi, visto che lui è un tecnico sportivo. Bene, andiamo e salutiamo il grandissimo Colma, eccolo qua. Ed ecco le veline, guarda come che puliscono per terra, vedi, si preparano. Anche questo fa parte del... Queste sono le veline, salutiamo questa bilancina, che è la mamma del campioncino del portiere, e partiamo immediatamente. Con gli spettacoli, pattinaggio spettacolo. Ecco, col pattinaggio, tieni sempre vicino al microfono, cara Silvia. Sì, pattinaggio spettacolo, eccolo, vediamo lì le esibizioni. Allora voglio salutare la mamma e il papà, perché io sono quello che ho filmato il matrimonio, vedi? Un altro. Partiti tantissimi, eccolo qua! Saluto la grande mamma e il grande papà. Bene, eccola qua, la campionessa. Questi sono dell'UGG, pattinaggio, questo è il pattinaggio UGG. Leggimelo bene. UGG. Perfetto. E le altre squadre invece dopo saranno dopo. Lo diciamo dopo. Bene, intanto andiamo a vedere, ti piace questa cosa? Perché è più per ragazzine, vero o no? Sì, è ti più uno sport femminile, diciamo. Ecco, ti gusta o no? Sì, devo dire, mi piace, sempre è bello ammirare questi spettacoli. Ecco, allora ci puoi commentare anche un po', cosa dici? Credo che sia molto faticoso anche pattinare sul ghiaccio, onestamente. Però è molto bello, qua pattiniamo invece sul cemento, no? Come si dice? Sì. Bene, allora guarda Cagnolino, guarda che attento anche lui, guarda quanta gente, quante mamme. Questo sì, davvero una tribuna piena. Veramente, allora dobbiamo dire che è stata veramente una manifestazione coi fiocchi, diciamo, e speriamo che Sergio Corma, l'assessore, la reiteri, ne facciano delle altre, vero o no? Sì, speriamo che si reiteri. Eccolo lì. Ecco qua, un'altra bambina, guarda lì. Comunque te con lo sport proprio niente, no? No, niente, guarda. Mai si è caduto male. Mai fatto, va bene, perfetto. Ok. Lo guardi almeno lo sport, sì? Sì, ogni tanto. Bene, ma comunque ti devo dire un'altra cosa. Visto che tu non hai visto il programma dell'altra settimana, noi l'altra settimana abbiamo dedicato tutto al nuoto. Al nuoto. Perciò, nuoto e un'altra cosa che non mi viene in mente. Nuoto, pallanuoto. Ecco. E poi invece questa settimana invece a tutti gli altri sport. Abbiamo fatto l'amplen. Eccolo lì, brava. Tieni vicino sempre il microfono, cara. Sì. Mia. Bene, allora, eccoli qua le varie bambine dell'UGG, questa è Unione Ginnastica Goriziana Pattinaggio, guarda che brava, che agilità, ecco qua un'altra, benissimo, quanti anni avranno Roby? Ma io non so, penso 6-7 anni, penso, perché io no, guarda, non riesco mai a dare l'età, non c'è niente cosa fare. Ed eccola qua, bravi. Grandi applausi anche questo. Eccole qua, guarda con le mani. Guarda che tifo. E guarda come sono pitturate, hai visto? Tieni sempre vicino. Prego. Sì. Ecco, partiamo con un'altra ragazzina. Eccola qua. Saluta la sua mamma del Capricorno. Vedi che so tutto io. Vedi il Capricorno, sì. Segni zodiacali. Tutti i segni, vedi, i nomi ecco. No, però i segni zodiacali nomi sempre. Per niente, sì, ecco. Salutiamo anche la Fabiana o no? Oh, certo, ecco, vedi, la mia grande amica Fabiana del 118. Vedi, tieni
la Fabiana del 118. Di che segno è la Fabiana? È acquario. Innamorata a vita, no? Certo. Benissimo. Gli faccio io il matrimonio quando si sposa, no? Il mio, no? Anche il tuo, naturalmente. Ah, boh. Bene, allora andiamo avanti con questo sport. Eccolo qua, mini sport oltre le frontiere. Guarda, Roby, tutte le ragazzine, hanno tutte le ragazzine il cocon, il tupè, tutti i capelli raccolti. Oh, finalmente che c'è sta... Eccolo lì, salutiamo la speaker della giornata. E adesso partiamo invece con un'altra ragazzina, ma mi sembra un po' più grandina, no, questa? Sì. Tu quanti anni li potrai? Secondo me 11, così, 10-11. Ecco, ecco, sì, perché io ho mia figlia che ha 17, ma non mi rendo conto, no? Sì, comunque non è molto facile. E neanche lei non gli piace tanto lo sport, invece il papà gli piace moltissimo lo sport. Vedi che non è una questione genetica? Ha fatto tutto, ha fatto 3 maratone e 42 chilometri, eh? Anche quella a New York? No. E praticamente invece mia figlia con lo sport non ci va, va molto con la scuola e tutte queste cose qua. Vabbè. Non si può fare tutto nella vita. Io speravo che fosse una grande sportiva. Bene, andiamo avanti. È come Silvia, non c'è niente cosa fare. Ecco. Allora, andiamo. Altra ragazzina. Sai che io preferisco le attività statiche. Va bene. Dormire, dai. Mangiare. Ah, ecco. Vabbè, e non sei neanche grassa almeno. Meno male. Vabbè. Senti, guarda che bel vestito, Roby. Ecco, questo qua cosa dici? Bello? Bella divisa. La bella divisa, il cocone, come dici tu? Sì, il cocone. Eccolo lì con quel bel fularino lì. Cos'è? E poi certo che arrivano spettacoli meravigliosi. Eccolo lì. Con questi allestimenti. Benissimo. Scusa un attimo. Benissimo, ci ha chiamato Cesare, hai visto? Eccolo lì, però ho detto ormai... Sempre nei momenti meno opportuni. Esatto, ma io ho detto Cecilia questa settimana, ormai promesse e promesse. Giusto. Tu fai peri, vai a cercarti cosa significa Mandy. Cosa significa Mandy, ecco. Che fino adesso non è arrivata ancora la risposta. Vuol dire che questi friulani non sanno cosa significa Mandy. Non so da fa. Mandy. Va benissimo, a te non te lo chiedo perché tu sei goriziana, faccio niente. Sì, bene. Ma io lo so. Ah, lo sai? No, non lo sai. Boh, va bene. Andiamo avanti. È meglio come lo dici dopo. Sì, bene, allora partiamo immediatamente con Pattino Danza. Ecco la biondina! Sì. Grande squadra di Pattino Danza. Sì. Guarda anche qui un grandissimo un look spettacolare. Ecco, questo è bello, perché questo Pattino Danza, li ho già filmati ancora alla Pala Bigotte, hanno una manifestazione come quella canzone Mamma Mia, l'avrai sentita, sì, no? Sì, degli ABBA, guarda che coreografia. Guarda che bello, ascoltiamo. Hai visto? ABBA mitici ritornati in auge con l'ultimo film Mamma Mia. Mamma Mia, con tante coreografie, con tante cose, veramente molto bello. E questo Pattino Danza che hanno veramente tantissimi pattinatori, ho visto, di tutte le età. Diciamo, sì, la squadra è ben nutrita. Veramente, comunque molto in gamba, vedo anche ragazzi. Qui l'età forse un po' aumentata, no? Qua è aumentata, non te lo posso sempre dire lo stesso, l'età. Bene. Allora andiamo avanti con questa grande manifestazione. Anche un uomo vedo. Certo, te l'ho detto che c'è un ragazzino. E vedi come che vede Silvi immediatamente. Quando che vede un boys. Un boys. Non c'è niente cosa fa. Non la blocca più nessuno. Andrà, probabilmente andrà a patinare anche lei sicuramente in questo forse momento. Forse comincerò a pensarci. Ecco finalmente. Vai col ballo. Eccole qua. Bella questa rappresentazione. Veramente molto bella del patino danza. Sì, complimenti per la coreografia. Adesso sentiremo anche il grandissimo Sergio Colma che mi vuole dire come è andata la manifestazione.